con le mascherine e tutto, però almeno si ria un po' quel calore che c'era prima come gruppo classe, ecco. Invece a distanza comunque è tutto molto più triste, si può dire. Non sono mai stati più felici di tornare in aula. Romani, milanesi, studenti di tutta Italia di nuovo sui banchi. Primo giorno oggi, almeno per chi doveva recuperare delle materie. Sempre meglio la didattica in presenza, anche perché riesci a lavorare con maggiore empatia e riesci a, diciamo, a distrarti di meno rispetto agli atti a distanza. Quindi è un sollievo, diciamo, di entrare qui in questo edificio. La didattica a distanza, infatti, per molti è diventata un incubo. Ho visto la differenza tra quando stavo a scuola, cioè avevo tutte le sufficienze, e quando sono a casa tutto tracollo proprio. Specialmente chi ha la concentrazione più debole come me, tutte insufficienze. Per fortuna non sono la sola. Si comincia così, ingressi scaglionati. Ad uno, le mani. E poi distanziamento, igiene personale e sanificazione. Ci saranno i banchi singoli, quindi niente più compagni di banco, e poi dovremo pulire il nostro banco, il nostro posto, alla fine di ogni giornata e igienizzarlo col gel. Questo è uno dei primi istituti romani ad aver riaperto. La scelta organizzativa con un consiglio docenti, abbiamo condiviso e pensato che la scuola è importante in presenza. Ai corsi di recupero partecipano pochi ragazzi, un buon banco di prova per la ripresa di metà settembre. Massimo 7-8 ragazzi per classe, è chiaro che su 1280 studenti ne abbiamo 250 oggi, quindi questo forse è il momento giusto per avviare un percorso che spero il 14 possa essere poi completato. E mentre si aspettano i banchi singoli che in diverse scuole non sono ancora arrivati, non mancano le preoccupazioni. I contagi si stanno alzando. Poi con il rientro delle scuole molti studenti comunque non faranno mai il distanziamento.